sappiate che sono enormemente felice di essere qui. Voglio innanzitutto ringraziare Renzo Albore perché, non solo perché ha accettato di essere qui con noi senza percepire alcun compenso, perché voglio dire, per lui è stato quasi ovvio. È un regalo, ma soprattutto per aver accettato di pensare e di progettare questi eventi con noi. Avere l'esperienza di stare vicino, anche solo al telefono qualche volta, ma anche di persona, come capita, ed è capitato a noi, vicino a Renzo, è un'esperienza straordinaria, perché insieme la leggerezza, la sensibilità, il senso anche del limite, perché nel mondo dello spettacolo a volte il senso del limite manca, invece Renzo è una specie di compendio di filosofia di vita, di straordinaria bellezza. Questo glielo voglio dire perché a lui i complimenti danno fastidio come una cosa troppo zuccherata, però e quindi io gli chiedo di soffrire qualche secondo, ma è giusto che il presidente della tua regione in maniera formale, sia pure solo col giubbotto, che non ha il vestito, il costume giusto, però ti dica che noi siamo enormemente orgogliosi. Grazie tanto, questo lo riserviamo alla commemorazione. No. Questo lo devo dire adesso, perché le commemorazioni noi le rinviamo tutte, farò un decreto specifico per rinviare tutte le commemorazioni. Io volevo dire all'assessore che prima interrompevamo un attimo perché parlavamo di Marenco, siccome io sono rimasto molto colpito dalle parole che ricordano Mario Marenco, che ieri ci ha lasciato, e quindi parlavamo di Mario Marenco perché il governatore pensava fosse nato a Bari, invece è nato a Foggia. E quindi questo chiarimento oggi è ancora più importante, perché il professor Aristo Gitone parlavo barezza, io mi ero convinto di questa cosa. Invece approfondire, ecco, parlare, mantenere i legami, non perdersi di vista, consente di raccogliere. E devo dire che il metodo Arbore, questo me lo perdonerai, me lo consentirai, il metodo Arbore è fondato sull'amicizia, sulla stima, sulla capacità, al momento giusto, di chiamare gli amici e di dire: guardate, ho avuto un'idea, c'è da fare una cosa insieme, c'è da godersi un momento di arte, di musica, di divertimento, stiamo insieme, vogliamoci bene e soprattutto cominciamo a stimarci. Foggia, sempre Foggia, fortissimamente Foggia. Io vorrei che questa città si amasse sempre di più, amasse se stessa, si convincesse fino in fondo che ha mezzi straordinari, che ha talenti nascosti, che bisogna andarli a recuperare. Bisogna non farsi la guerra gli uni con gli altri, bisogna avere la capacità di incoraggiarsi, non di sperare che il tuo amico della porta a fianco fallisca perché così tu sembri un po' più bravo di lui. Questa città ha mezzi bellissimi e io che li osservo a partire dai miei due gioielli, faccio come Cornelia in giunta, i due assessori che non riesco a tenere in braccio, ma diciamo sono però persone davvero straordinarie. Io mi auguro, ecco, che questo evento, ed è questo lo scopo, consenta a questa meravigliosa città, che ha una storia bellissima, personaggi straordinari che sono nati qui e che hanno influenzato la sua cultura, di riprendere il cammino, perché non ci vuole niente, non è così complicato come qualcuno può pensare. Non è vero che si nasce con un destino e che questo destino non si può cambiare. L'isolamento, un po' strano, perché è la regione più a nord, è la provincia più a nord della regione, dovrebbe essere quella più vicina a Roma, più vicina ai luoghi, ecco, non si deve più sentire abbandonata. È chiaro che servono anche le infrastrutture, me ne rendo conto, per il turismo, e ci stiamo lavorando con grande impegno, ma serve soprattutto la fantasia, perché Renzo ha avuto questa capacità, che i napoletani qualche volta definiscono di tostare l'acqua con le mani, cioè dal nulla, grazie alla sua capacità di cogliere la fantasia anche degli altri, con grande senso di umiltà, perché ha lanciato tante di quelle persone e avrebbe potuto tentare, come molti fanno, di far brillare solo la sua luce, sarebbe stata sufficiente questa luce, ma lui ha sempre trovato talenti incredibili nei posti dove nessuno li cercava.
Ecco, quindi per me il Medimex qui, assegnato all'egida di Renzo Harber, è questo. Andiamo a cercare le cose buone che abbiamo, facciamo venire da fuori chi ci scuote, chi ci insegna che abbiamo tutte le energie, tutta la forza necessaria per fare anche da soli, ma non abbiamo però la presunzione di fare da soli. E questo ovviamente io lo affido a una squadra potentissima, non solo istituzionale, perché qui stiamo collaborando molto bene. Questo è un periodo delicato, quindi dice pure Pippo Cavalieri che mi sorveglia, quindi dobbiamo collaborare, ma diciamo con un certo distacco dal punto di vista politico. Però la collaborazione istituzionale, come si dice, non si nega a nessuno, in qualunque momento. E voglio quindi dire, anche col Presidente della Provincia, che noi abbiamo un grande desiderio di collaborare, lo dica al Presidente del Consiglio Conte, che noi, la Regione vuole collaborare, non vuole egemonizzare nulla, e collaborando con noi si possono fare cose veramente bellissime. Concludo ringraziando il Consorzio Creato Pubblico Pugliese, perché davvero la capacità di far funzionare insieme tutte le agenzie, noi facciamo le fiere all'estero, di grandi eventi, la cultura, tutti con uno schema che viene poi riportato in grandi conferenze stampa all'estero. Questo evento per esempio è stato presentato a Berlino, assieme ad una fiera importante del turismo, connessa anche a tutte le attività di internazionalizzazione delle nostre imprese nel mondo, con l'aiuto dei pugliesi italiani nel mondo che parleranno del turismo delle radici, che consente a chi di terza generazione non conosce la sua patria, di venire in queste occasioni a vedere come è fatta Foggia, come è fatta la provincia di Foggia, la capitanata. Ecco, questa capacità oggi è espressa dal Teatro Pubblico Pugliese, guidato da un foggiano, e sotto questo aspetto voglio anche ovviamente ringraziare chi fa il diavolo a quattro, l'assessore al bilancio e l'assessore alla cultura, perché ovviamente i 600.000 euro del costo di questo evento sono ovviamente sangue del nostro sangue, nel senso che devono essere utilizzati con grande attenzione e con meticolosa delicatezza, diciamo così. Infine Cesare, immagino che il maestro Arbore non ci ha detto, non facciamo sedere anche Cesare, perché è molto importante, ha fatto un lavoro importantissimo, quindi il maestro, io gli ho detto, lo so bene, lo conosco da quando avevo 14 anni, Cesare, giocavamo insieme a basket, e io so di quanto con la sua gentilezza riesca a realizzare cose straordinarie. Abbiamo rimesso in moto una grande città che si era fortemente intristita, che era Taranto, e stiamo continuando a insistere su Taranto, però pensiamo che Foggia abbia le stesse capacità di Taranto di utilizzare il Medimex per riprendere in mano il proprio destino. Forza, io so che calcisticamente parlando siete una delle squadre più, certo, in questo momento è un po' triste, ma il calcio in Puglia è meglio che lo lasciamo stare per un po'. Diciamo però che tradizionalmente l'aggressività agonistica del Foggia era rinomata. Ecco, utilizziamo queste energie in modo delicato, accogliente, ma non meno determinato che del solito. Va bene? Quindi sto per dire la frase chiave che mi costerà moltissimo quando tornerò a Bari, e quindi forza Foggia.